respiro in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne. Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Oggi inizio dalla parte laterale del nostro studio, è il piano dell'Orchestra di Roby Corrente, che ringrazio innanzitutto Paolo Boscuti, ma poi saluterò l'impresario di questa orchestra. Suona per voi, per noi, Perla, che arriva da Livorno, questa è un'orchestra che, come vedrete, ha dei componenti che arrivano da, ma ce lo dirà subito Roby Corrente. Da dove arrivate, Roby? Allora, arriviamo, partendo da me, da Lucca. Qui abbiamo Livorno, alle spalle abbiamo Ligure, qua giù, da Luni. Alle mie spalle, qua giù, il maestro Claudio Perotti viene dalla Versilia. Vi ricordate Panariello? Sono anche amici, tra le altre cose. Ho detto, davvero. Abbiamo qua dal Piemonte, dal Piemonte abbiamo Mauro e un altro omonimo dell'orchestra, Roberto. Quindi abbiamo due Roberti e due Mauri. Quando ci chiamiamo facciamo numero uno, numero due, numero tre, perché sennò diventa un problema. Direttamente anche da Pisa, la grande Deborah Testa Secca, che è la mia cantante già da diverso tempo, da diversi anni. E poi ci sono io. Okay. Grazie a Roby Corrente, grazie, un applauso. Dobbiamo dire che... Dimenticavo. Ma perché è messo nell'angolo? Di solito è sulla pedana alto, non lo vedevo. Il più bello, il nostro Mengoni, perché poi tra altre cose assomiglia anche a Mengoni, Il nostro Luca, il mio grande batterista, un grande ragazzo, un grande amico. Fate un applauso perché si sente anche un pochino emozionato, dai. Perdonami, stasera pago doppio, così siamo pari. Ho nominato Boscuti, ma tu devi nominare. Io devo nominare il grande Sandro Riboldazzi, che è laggiù, il nostro agente che ci sta facendo fare delle grandi belle serate, e il grande Paolo Boscuti laggiù nell'angolino, un po' raffreddato, però sarà sicuramente in forma. Senti, voi mi avete presentato una lista di brani, questa doveva essere la numero 3, però Victory, Odissea veneziana, penso... La per prima. Per prima. Lo dedichiamo a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici, per voi, l'orchestra di Roby, però giustamente Perla mi diceva: caro amico, se tu mi fai suonare il piano, come vado a prendere il violino? Quindi prima dobbiamo dare il tempo a Perla di andare a prendere il violino. Okay. Quanto tempo ci vuole, secondo te? Ma io penso 30 secondi. 30 secondi. Sì. Ecco, dobbiamo dire, così inganniamo un attimo l'attesa. L'orchestra nasce quando? L'orchestra nasce 6 anni fa, all'incirca. 6 anni fa. E poi da 2 anni stiamo facendo delle grandi cose. Non tanto perché siamo bravi noi, ma perché è bravo il nostro agente Sandro Riboldazzi, che oltre che darci delle dritte ci segue veramente con tutto se stesso, e stiamo facendo bene in Piemonte, in Liguria e in altre regioni, quindi speriamo anche qua da voi. Domani se li volete risentire, Hotel Belvedere a Tricesimo, quindi esatto. Abbiamo poi portati saluto alla proprietaria, se me lo permette. Benissimo. Mi associo. Per voi l'orchestra di Roby Corrente. Thank you.
Grazie, grazie molto. Sinceramente mi piacerebbe avere un bis, ma magari la facciamo prima della fine di queste due orette, okay. Caro Robby. Grazie. Allora, ne sentirete delle belle stasera dal punto di vista musicale, grazie ancora al nostro Paolo Boscutti. Il buon Piero di Montenar sull'onda di queste, questo brano appena eseguito dall'orchestra di questi gentili signori che hanno fatto tanti chilometri per venire in Friuli, per farsi sentire prima qui e poi all'hotel Belvedere. Piero, che cosa abbiamo scoperto? Perché io mi sono lasciato prendere dalla mano e non abbiamo detto di che cosa parleremo stasera. Parleremo di erbe, per uso gastronomico, dico bene, Ennio? Erbe spontanee. Sì, 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 sì. Buonasera. Buonasera. Tutto buonasera. Ok? Sì, 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 è un po' che non ci si vede, comunque. Sì. Ti vedo bene, sei in forma. Grazie. Sei dimagrito, eh? Mangio tante erbe. Sì, è vero, bene. Caro. È vero. Ma senti, mi puoi spiegare il motivo? Cioè, hanno il cavallo attraccato alla sede di Telefriuli? Qualcuno, sì. È arrivato a cavallo, sì, ho capito. Sì. Loro indossano sempre questo... Beh, di solito, sai, sono cose di scena, no? Di scena, sì. Ho capito. Ma l'uomo con i baffi importanti si chiama? È Piero. Piero, e lì lui. Si cela qualcosa di misterioso di proprio. Misterioso, sì, dietro sì, a quei baffi. Sì, sì, sì. Io direi, andiamo da un altro Piero, andiamo da Piero di Montenars. Cosa abbiamo trovato sull'erba spontanea? Allora, sappiamo che nel 400 i veneziani andavano in Carnia a raccogliere le erbe aromatiche e officinali per fare appunto delle scorte. In Carnia ci sono tra piante e fiori 2100 specie circa. Con la fine di marzo e l'inizio di aprile, con lo sorgersi della neve, cominciano a ricrescere di nuovo delle erbe, per esempio lo sclopit, le ortiche, la melissa, la menta, l'erba del buon Enrico e il tarassaco. Queste piante venivano utilizzate e vengono tuttora utilizzate per fare a scopi culinari, per esempio si potevano fare dei chiarchons, si fanno tuttora dei chiarchons, si fanno delle frittate, si fanno delle minestre, si possono fare delle tisane, dei decotti, insomma in generale, oppure si possono aromatizzare anche delle grappe. Tanto era importante il settore culinario, tanto era importante quello officinale. Addirittura una volta ci si tramandava di generazione in generazione i rimedi e le cure di determinate piante, proprio di madre in figlia. C'erano degli orti, dei pezzi di terra, dei giardini che venivano utilizzati per coltivare queste piante. Io ho intervistato ho chiesto insomma un po' di erbe a delle nonne, mi dicevano che c'erano diversi tipi. Io purtroppo ve li posso dire in friulano, magari qualcuno le riconosce, perché in italiano non sapevano dirmeli. Per esempio la madriarie era ottima per i dolori che avevano le donne durante il periodo. Poi c'era il plantagne, ottimo per le ferite, questa deve essere la piantagine se non sbaglio, ottime per le ferite, per le punture d'insetto. Il sedri, che era ottimo per il mal di denti. E poi c'erano insomma diciamo altre erbe, come per esempio la malva, che era depurativa, la camomilla e altre erbe, insomma. E, quando si aveva dolori articolari veniva fatto questo unguento o con l'ont, mischiando queste erbe con l'ont, oppure si mettevano dei fiori o delle erbe sotto spirito, per esempio l'arnica. E invece per quanto riguarda l'iperico, si metteva sotto olio. Abbiamo detto, le scorse puntate, abbiamo parlato delle agane. Le agane sono ottime conoscitrici di erbe. Le agane si trovano anche a Cercivento. A Cercivento si unisce il profano al sacro con il Mac di San Juan. Il Mac di San Juan è un insieme di fiori di piante che viene raccolto durante la mattina presto, che hanno beneficiato della rugiada notturna. Questo mazzo poi viene benedetto la notte di San Giovanni e poi viene fatto essiccare e si conserva questo mazzo per poi bruciare quando ci sono condizioni diciamo atmosferiche un po' disastrose, ci sono grossi temporali oppure grandinate o altre cose del genere. Abbiamo nominato anche i cramars, questi portatori che andavano per tutta Europa, possiamo dire, a portare oggetti di artigianato, oppure stoffe, oppure anche erbe. Ci sono testimonianze scritte che parlano di cramars, proprio che erano specifici per portare, per vendere queste erbe. Erano dei cramars erboristi.
Ho visto anche che c'era uno scrittore, Valentino Ostermann, che è uno scrittore del metà del 1800, che si occupava di scrivere tutte le cose che riguardava la tradizione popolare, e si è soffermato in particolar modo su diversi testi su come la vita popolare, la vita contadina, utilizzasse le erbe nella vita quotidiana. Grazie Piero. Grazie a voi. Bene, allora vedete che su questo tavolo davanti a me c'è la materia prima, alla mia sinistra invece c'è insomma, l'erba unita a qualcos'altro, le erbe officinali trasformate in qualcosa di veramente delizioso. La carbone, devo dirvi, è immobilizzata, sta puntando su questo tavolo, caro Furlan. Non so per quanto tempo riusciremo a conservare intera quella frittata, perché la carbone... Assaggiare, grazie Carbone che non ha il microfono. Noi andiamo, Furlan, sai dove andiamo? In pubblicità forse, forse in pubblicità. Sì, ma senti, lei ha un quiz stasera. Ecco, devo ringraziare anche i telespettatori, che la scorsa settimana c'era il quiz targato Candotti, c'è stata una vera propria caccia alla soluzione. Vediamo questa sera se sarete più rapidi. Qual è la domanda, cara Masetti? Buonasera. Buonasera. Che cosa hanno in comune le località di Paularo, Porpetto e Topolò? Chissà, chissà. Intanto noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stiro in mano e le vacanze in treno. Seconda edizione della Fiera di Primavera al Centro Giardino Battiston di Fossalta di Porto Gruaro. In un garden rinnovato di 3.000 metri quadrati, tutte le novità di stagione. Innumerevoli varietà per il vostro giardino, balcone, orto, piante, alberi da frutto, aromatiche, rose, perenni e tantissime fioriture, contraddistinte dalla qualità di 28 anni di esperienza nel settore. Centro Giardino Battiston ti aspetta per la Fiera di Primavera a Fossalta di Porto Gruaro, sulla statale Porto Gruaro Latisana. Metaltech, con i tre punti vendita di Udine, Spilimbergo e D'Ampezzo, dà il via alla promozione di primavera su trasformazioni da vasca in doccia, bagni chiavi in mano ed infinite proposte di superfici. Chiamaci e richiedi un sopralluogo gratuito, sconti mai visti e recupero fiscale del 50%. Rigenerarsi e riemergere rinati all'Hotel Warmadahof in Carinzia. Fare il bagno direttamente sopra la fonte termale o nelle pozze naturali nel bosco. Trattamenti di bellezza con la linea cosmetico termale Vive, una cucina sublime e i dolci della pasticceria. Un'offerta salutistica e lunghe passeggiate, golf, tennis, sci o cure di medicina preventiva dell'apparato locomotorio. Le nuove terme di Warmbad si trovano di fronte all'hotel. Hotel Warmbadahof a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. Warmbad.at. Calcio in mostra. A Jesolo, in mostra lo sport più bello al mondo. Calcio in mostra. Trofei, coppe, maglie e tantissimi oggetti dei calciatori più famosi al mondo. Calcio in mostra. A Jesolo, aperto tutti i giorni. Calcioinmostra.it. L'informazione del gruppo Media Friuli sbarca a Pordenone. Ha aperto la redazione in città, a un passo da Viale Grigoletti. Un occhio di riguardo sulla vita del capoluogo direttamente dal suo cuore pulsante. Venite a conoscerci.
Allora, tra noi stasera, ma ve lo presenterò fra poco, c'è un sacerdote, che è un sacerdote che ha una passione particolare. Vi invito a guardare, a scrutare le nostre due tribune, perché secondo me è molto ben mimetizzato. La scorsa settimana avevamo il numero uno della, appunto del santuario di Montegrisa a Trieste. Questa settimana, siccome mi fa piacere avere questo tipo di personaggi che sono, insomma, hanno un grosso potere aggregante nelle nostre comunità, c'è un sacerdote tra noi che, insomma, organizza un evento nel fine settimana nella zona a poco lontano da noi, a nord di Tavagnacco, ma vi mostreremo sia il sacerdote sia l'evento che la sua parrocchia avrà il piacere di ospitare. E non voglio dimenticarmi, ieri camminando così ho conosciuto un gruppo di religiose, so che ci stanno guardando, sono delle suore dell'ordine salesiano, in particolare mi sono affezionato alla più anziana, Suor Angie, che mi ha autorizzato, è Suor Angela, ma io la chiamo Suor Angie, e quindi so che ci sta guardando e spero che in una delle prossime puntate ci sarà un gruppetto di queste suore che verranno qui negli studi di Telefriuli, me l'ha promesso, quindi speriamo. Caro Furlan, detto questo, che periodo è questo? È il periodo giusto per le erbe spontanee. Diciamo che qua, anche in quest'anno, col discorso delle temperature un po' troppo sballate, siamo un po' in anticipo sull'evento di tutte queste erbe, no? E sarà anche una piccola fregatura, perché se adesso mettono che va sotto zero, non so cosa succede, no? Senti Furlan, ma le temperature sono state amiche o no di questo tipo di... Sì, diciamo che la temperatura è sempre legata al discorso pioggia, umidità, non è solamente l'acqua che cade, come sui funghi uguale, no? Cioè sono più cose che messe assieme danno grandi sviluppi, no? È solo il freddo che può essere terribile quando le piante sono sviluppate, no? Questo, ecco, succede agli alberi da frutto, no? Tanto per dire. Ecco, di queste, qual è quella che si fa vedere per prima? Quella che si fa vedere per prima, diciamo che è qua da noi, è il tarassaco. Oppure il pebariele è l'ultimo, il confenon, il papavero, come per dire, no? Ma abbiamo gli urtichons, l'humulus lupulus, quello si trova già precoce. Abbiamo adesso in questi giorni è partito da pochi giorni la barba di capra, la runcus dioicus, che è la quarta pianta che hai vicino a te. Poi c'è il pungitopo, c'è una specie di silene, la prima silene latifoglia, non raccolta da nessuno. Senti, perché Furlan, ti dispiacerebbe venire al mio fianco così mostriamo, perché vengo volentieri così mostriamo e agevoliamo anche i colleghi che devono fare le riprese. Dicevamo, sì, allora ecco. Prego. Poi silene, tanto per dire, silene latifoglia varietà alba, questa pianta ringrazia tutti mostriamola bene, però sì, perché non è raccolta, no? A pari del classico sclopit che tutti conosciamo, è ugualmente buona, gustosa, e poi la legge regionale dice con chiarezza quello che si può raccogliere. Che cosa si può fare con questa pianta? Di tutto, dai patè, risotto, mangiata lessata al burro, si può fare di tutto. Perfetto. Di tutto, versatile in mille maniere. Ce n'era una che hai nominato prima, con un nome piuttosto complicato. È la runcus dioicus. Esattamente. O la barba di capra. No, una alla volta, vero? Sì, sì, no, è sempre lei. No? Ha il doppio nome? No, il discorso è che col nome scientifico in tutto il mondo sappiamo di cosa parliamo. Col nome italiano, quasi in Italia, e col nome di paese o nostro friulano diventa un dramma, perché non è solo il paese, addirittura in famiglia, su quattro persone sono tre nomi per un'erba, dunque... Cosa tanto si fa per con capire, questa? No? E questa qua è una delle tante piante chiamate asparago. È una pianta che si raccoglie solamente allo stato giovanile, bisogna pelarla perché è chiamata di barba, runcus dioicus, barba di capra, è chiamata per questa barbetta che si trova all'inizio, no? Dunque, se noi mettiamo a cucinare, che poi io dico sempre, tutte le piante che sembrano asparagi vanno messe tutte ben legate per non buttarle dentro in pentola che poi diventa tutto un minestrone, una roba non ben definita, però legarle bene. L'unica cosa che ti chiedo per le prossime due ore è non giocarmi a nascondino, perché sennò non riusciamo a vedere quello che spieghi. Ok, va bene. Quindi qui? Ecco, sì, dunque la pianta, diciamo che è opportuno pelarla, si pela con molta facilità, perché altrimenti si distrugge la punta, che è molto leggera, molto esile, e rimane duro la parte dietro. Si raccomanda in questo caso di mettere dei guanti, non ha problematiche di tossicità, ma dopo pelate 15 le dita qua sono nere come uno che fuma 80 sigarette al giorno, dunque un piccolo accorgimento, no?
Senti, poi... in platea c'è il circolo culturale, il CIDUL, dove... Ah sì, 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 il CIDUL di Paradiso, Torsa, Parpocenia, Paradiso, perché Occio i paesi, sì, perché... Beh, non sono aggregati, siccome sono anni che ci frequentiamo, e no? Perché vi frequentate? Per fare delle camminate, intanto per la raccolta delle erbe, poi dopo la fine tutto cade in una mangiata generale, no? Però per la conoscenza, e ogni anno sono sempre più agguerriti, sempre in più. Senti, guarda questa, quando non si ha fretta si presentano molte occasioni, basta guardare. Sì, è vero. Sì, noi è non vero, sappiamo sì. Che cosa ci circonda. Sì, no, è vero, è vero. Difatti se ne trova di robe incredibili, cioè perché la gente raramente guarda per terra. Si guarda dappertutto, ma se guardiamo per terra c'è di tutto e di più. Io sul mio primo libro ho scritto che non voglio andare in Inghilterra col volo in 3 ore e mezza, io voglio andare col cavallo, no? A proposito di, no? Fermarmi, guardare, conoscere persone, no? Prendi ferie però, perché se... Sì, ma io sono pensionato tutto il tempo, no? Facile, ecco. Per te. Ma però dovrebbe essere forse un pochettino più rallentato il tutto, no? Ma stiamo forse, correndo. Purtroppo sì, c'è una specie di fregatura. Mostrami un'altra... No? Qua adesso siamo, per esempio, in un momento, qua c'è l'aglio ursino. Bene, mostriamolo. E questo invece si trova dove? Questo qua si trova nelle zone collinari di fiumi, dove c'è umido, terreni umidi, boschi vecchi, terreni umidi. E uno di due agli a foglia larga, allium, agli e cipolle sono tutti della stessa famiglia, tutti allium. E quando si cammina nel bosco si sente un ottimo profumo di aglio, perché proprio senti che ti viene su, però c'è l'inghippo, perché assieme può crescere anche questa pianta. Sì. Dobbiamo mostrarla bene, sì. Perché sennò... E poi allora facciamo prima un giochettino, no? Una, due, e una, tre. Adesso hanno i fiori, ma quando non hanno i fiori, uno che va a tagliarle, sembrano uguali. Purtroppo sono cose pericolosissime, perché abbiamo la Convallaria maialis, o mughetto, che dà comunque i suoi bei problemi. Tipo? E problemi per la costituzione fisica di bambini addirittura mortali. L'agliursino lo conosciamo, diciamo, per l'odore, però l'odore vale fino a un certo punto, bisogna allungare, aumentare la conoscenza, perché è troppo semplice dire sa di aglio, no? Sa tutto di aglio, ma quando abbiamo raccolto mezzo chilo di queste foglie qua e chiudiamo gli occhi, tanto per capirci ci mettono una qualunque cosa nella mano e l'avviciniamo, è sa di aglio, dunque non riconosciamo più, mangiamo tutto. E questo che è ugualmente spunta assieme all'aglio, questo è il colchicum autumnalis, questo è mortale. Cioè se uno dovesse... Da noi diciamo che non si muore più per questa pianta, o almeno quasi, perché non siamo grandi mangiatori di aglio. Se andiamo nei paesi slavi, regolarmente c'è ogni anno qualcuno. Questo abbiamo parlato di Pocenia, si trova? Sì, si trova, sì, sì, in quei fiumi, nelle zone umide. Nelle zone ricche di acqua. Sì, sì, zone umide, sì, all'ombra, sono piante che stanno bene all'ombra. Senti, perché in platea c'è Roberto Pizzuti? Roberto Pizzuti intanto è il presidente del GREF, no? Che non è una cosa da poco. Cos'è il GREF? Il GREF, spero di dire giusto, perché mi bastonano sempre, gruppo di ricerca floristica regionale. Gruppo regionale di esplorazione floristica. Vedi, ma ci siamo, non siamo lontani, dai, GREF, non siamo lontani. Lo promuoviamo per tutti. Sì, sì, è passato, dai, sì, è passato. Purtroppo. Ecco, quanto sono inquinate le erbe che troviamo spontanee? Dipende dove le andiamo a raccogliere, bisogna stare molto attenti, non andare in parte alle strade frequentate, cercare di andare nei boschi, nelle zone aperte, lontane da abitati, così siamo più sicuri. Ce n'è di spazio, per cui si faccia una camminata e giova. Non si usa il piombo nella benzina, ma ci sono tante altre sostanze che vengono liberate dalla combustione e finiscono nei prodotti che è bene lasciare dove stanno. Ecco, Pizzuti, si dice che c'è la crisi, però da altre parti in Furlan si dice sì, ma se passus, no? C'è un ritorno o sbaglio? Almeno dai corsi che fa il buon Furlan, cioè, la gente vuole imparare, vuole utilizzare quello che sta intorno? Leggendo da inviti, comunicati stampa, siti internet, mi pare che ci sia una crescita, un interesse.
Io spero che a questo si abbini anche l'attenzione, intanto che ha spiegato benissimo Ennio sulla pericolosità, ma soprattutto anche sulla presenza, sull'abbondanza o sulla rarità delle piante, quindi che insieme al mangiare si pensi anche al mondo in cui viviamo, per cui pensiamo anche alla tutela di queste piante. Pertanto si cerchi di non esagerare nella raccolta, si faccia sempre attenzione al rispetto delle norme regionali e statali che limitano la raccolta e quindi, per esempio, la legge statale prevede il divieto di raccolta di specie di interesse comunitario, la legge regionale ad altre specie che possono essere il giglio martagone, la stella alpina, la paradisea, l'indiastrum e altre. Dopodiché la regione dà un'autorizzazione generale, diciamo così, senza doverla richiedere, per raccogliere fino a un chilo di specie che normalmente si consumano per scopi alimentari. Ecco Pizzuti, però per rispettare bisogna conoscere. Esatto, è quello il principio. Che intanto uno può informarsi, c'è la legge regionale 9 del 2007, che è quella che riguarda il campo, l'ambito forestale, ma prevede anche una normativa riguardo alla flora spontanea. E quello. Dopodiché è bene affiancarsi ad associazioni come sono il GREF, come sono Micologia Botanica Udinese, di cui fa parte anche Ennio. E qua nei dintorni di Udine facciamo varie iniziative, praticamente ogni settimana il mercoledì si può venire alle 7:30, per un'oretta e mezza si fa un approfondimento per riconoscere le piante, si parla dal punto di vista scientifico sulla distribuzione, la capacità di riconoscimento delle piante, ma anche appunto grazie alla notevole esperienza di Ennio si parla anche dal punto di vista alimentare, quindi tentando di far cose buone ma nei limiti appunto del chilogrammo a testa delle specie commestibili autorizzate. Ecco Pizzuti, ecco, dobbiamo dire dove, no? Si può, lei diceva appunto che c'è la possibilità. Beh, allora, intanto la regione ha fatto recentemente un bel libretto sulla flora protetta e lo si può richiedere in via Sabadini, c'è l'ufficio generale della regione, oppure anche sui siti internet della regione, per esempio cercando flora spontanea regione FVG torna fuori subito e quindi lì c'è una semplificazione, ci sono dei disegni, si ha modo di apprendere anche altre cose riguardo i parchi naturali. Assieme a questo libretto ce n'è un altro che riguarda la flora infestante, cioè specie arrivate da paesi esotici che hanno preso, si sono insediate qua, qualcuna senza grande impatto, tante altre invece diventando veramente invasive e andando ad occupare spazi delle specie spontanee, e quindi è opportuno anche sapere che ci sono quelle, perché sono veramente impattanti sull'ambiente, quasi non a livello dell'uomo come impatto sull'ambiente, ma per certe zone veramente sono gravi. Prossimo corso? Prossimo corso, adesso, a parte le erbe, ma sono legato alle erbe, a giorni comincio a Pagnaco, nella Baita Alpina, e lì sono tutti che fremono. Senti, poi, ho bisogno di una cortesia, prego. C'è il quiz della Masetti, sì. Potremmo regalare due lezioni, tre lezioni a chi... Io penso, non dipende direttamente da me, ma penso che non sia un dramma. Chi è l'associazione che organizza? Sì, l'associazione dell'Ipovia del Cormor. Proviamo. Sì, io penso di sì. Proviamo. Insomma, allora, non so, qual è la domanda, Masetti? Cosa hanno in comune le località di Paularo, Porpetto e Topolò? Ecco, chi indovina, 0432573517, a me piace azzardare ogni tanto, ma azzardiamo. Sì, ma sì. Insomma, vince almeno una parte del corso a Pagnacco, la Baita. La morte e l'avarizia. Ma sì. Meglio lì che in medicina, caro. Sì, certo. A questo punto andiamo in... Pubblicità. La pubblicità. Purtroppo. Caro Buttazzoni, a tra poco. Mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con...
Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Dicono che la cucina italiana sia la migliore al mondo, ma la mia cucina toscana, credetemi, è davvero speciale. Ma sapete qual è il segreto della mia cucina? La passione. La mia cucina astosa. Un'amica speciale. Ti aspettiamo con le nostre 5 eccezionali promozioni a Tavagnacco in via Nazionale 124. Nicesca, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. La sicurezza è una cosa seria e deve garantire ad amministrazione pubblica o ad azienda privata un servizio puntuale e sempre aggiornato. Per questo operiamo in 3 campi: assistenza con la gamma completa dei servizi, emporio per rispondere immediatamente alle richieste dell'utenza, accademia, formazione e condivisione delle conoscenze per una costante evoluzione. Friuli Antincendi, siamo in via Savoia a Codroipo. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta. 2000 metri quadri di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio a Udine, in Viale Tricesimo 200. Agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero, nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Morela Oculisti, clinica privata, operazioni laser, professionalità, esperienza e tecnologia moderna, massimo livello di qualità e sicurezza, accreditamento internazionale, www.morela.it, telefono 040 97 20 444. Giovedì 20 aprile alle 17:30, convegno Come liberarsi degli occhiali per sempre all'Executive Meeting Center a Udine in via Tellini 1. Stufe, caminetti, canne fumarie, caldaie e termoimpianti a biomassa. Arte Ceramiche, con il suo staff di esperti fumisti, da 34 anni progetta, installa e assiste i clienti per i propri progetti personali di riscaldamento della casa. Arte Ceramiche, porta il calore a casa tua! A Rivignano, dal 22 al 25 aprile, festa di primavera. Notti bianche, mercatini, chioschi, spettacoli, concerti, teatro e il 25 aprile l'attesa pedalata ecologica. Vieni a scoprire tutte le novità dell'edizione 2017. Dall'alba a notte fonda, il divertimento è assicurato. Molinaro Manufatti presenta Delta Core, l'innovativa lastra in calcestruzzo per pavimentazioni esterne carrabili che consente di dire finalmente addio alla manutenzione delle aree esterne. Molinaro Manufatti, impianti produttivi all'avanguardia, controlli accurati, posa in opera, regola d'arte. Delta Core è prodotto in regione in esclusiva da Molinaro Manufatti, a Cimano di San Daniele e Pozzuolo del Friuli. Allora, ciao Scrigno, un salutone enorme a tutti i miei conoscenti presenti in studio da Massimo di Montenaro, questo non manca mai. Buonasera, complimenti direttore per la trasmissione, interessante molto le piante spontanee, informazioni utilissime, grazie per queste informazioni Giuseppe Pavan, grazie a Pavan che ci segue. Quindi avete il quiz della Masetti, avete le lezioni che abbiamo stabilito io e Furlan, saranno parzialmente gratuite a Pagnacco, poi insomma mi assumerò le mie responsabilità anche economiche. Daremo 2 euro, io 2
europee. Ma non preoccuparti, sì. Anche 5 non è un problema, quindi chiamate 0432 5735 17. Io vorrei andare subito con un brano che non ha bisogno di tante presentazioni, e sentite l'orchestra che è arrivata da così tanto lontano. Molto bene, allora Federico ci saluta, Federico da Clauzetto, una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, io chiamo da Aviano. Salve signora, come si chiama? Gabriella. E allora Gabriella, lei chiama per il quiz della Masetti? Sì. Qual è la soluzione? La soluzione praticamente tutti questi tre paesi si trovano vicino al confine? No signora. No. Niente. Grazie.
Grazie mille. Grazie. Tante cose per la trasmissione. Grazie. Allora, io vorrei andare da Costantini, vero? Io ho imparato la telecamera, sempre verso le 9:20 ogni martedì, sai, caro Furla. Allora, io adesso mi sposto, Masetti, adesso andiamo in totale, perché so che quella telecamera che alle mie spalle serve, quindi io mi sposto. Eccoci qua. Dica, Masetti. Costantini ha già indovinato, però non può dire. No, ma sta scherzando, no che non può dire. Costantini, si alzi. Mi rifiuto di dare la risposta, perché per me è stato troppo facile. Deve alzarsi però, Costantini, grazie. Eccomi qua. Allora, lei deve parlarmi della pericolosità, è stato già accennato prima... Bisogna stare attenti quando si raccolgono certi tipi di erbe, no? Certo, come già ha spiegato Ennio, c'è il pericolo di scambio, ma oltretutto c'è il pericolo anche di raccogliere erbe, come ci sono alcune qua, che possono avere una certa tossicità dopo crescendo, aumentano la tossicità che hanno blandamente quando sono fresche, quando sono in germoglio, ma aumentano di molto la loro tossicità quando stanno crescendo, per cui possono diventare pericolose. Poi ci sono molti problemi di scambio, per esempio molte bacche possono creare problemi, specialmente per i bambini, che sono attratti da queste cose che possono essere appetibili o somigliare a caramelle. Questo è un fatto successo anche a un noto calciatore 2-3 anni fa, che è successo qua, che ha scambiato le bacche della troppa Belladonna come quelle dei mirtilli, che sono i mirtilli che coltivano da qualche parte, che sono pompati, sono grandi e grossi, però diciamo che in questo caso è frutto di una scarsa conoscenza floristica e vegetazionale, perché nessuno avrebbe preso su quelle bacche lì. Comunque, senta, poi c'è lo scambio sulle foglie, ci sono molte possibilità di scambio. Senta, ma a scuola non sarebbe utile avere magari questi ragazzini, invece di imbottirli di tecnologia, allora, spiegare che cosa allora, le posso dire che fino a quando c'era l'Austria-Ungheria, sicuramente... nelle scuole, almeno a livello superiore, veniva fatto fare un erbario, veniva insegnato ai ragazzi, venivano insegnate le piante, perché servivano anche per coltivare, tutte sono cose che noi abbiamo perso tutte, perché no, adesso diciamo le piante ci servono più come diletto o per raccogliere qualcosa da mangiare, per tirarci fuori dallo standard che ci infilano. Perché noi non sappiamo, andiamo a comprare verdure, ma non sappiamo né da dove vengono, né che qualità abbiano, né che cosa abbiano dentro, né che come sono state trattate. Cioè, da piccolo andava a raccogliere le erbe spontanee? Poco, mia madre ci pensava. Sì, sinceramente mia madre andava a raccogliere. Che cosa erbe. Raccoglieva? Soprattutto tarassacco e le adrichessis in generale. Poi, quando siamo andati a abitare dove siamo tuttora ad abitare, non mia madre più perché non c'è tra di noi, abbiamo imparato altre cose, ecco, che comunque erano di usanza comunque popolare. Può passare un attimo il microfono alla signora con il fianco a lei? Buonasera. Se si alza così buonasera. La vediamo. Buonasera. Si alzi un attimo, grazie. Buonasera. Lei mi deve dire perché porta questa divisa. Bon, perché faccio la cuoca ed è il mio mestiere e mi diletto ogni tanto a usufruire nelle mie pietanze delle erbe che ci... Per esempio? Beh, le ortiche adesso, gli ortizzons per noi. Ecco, di quello che abbiamo qua sul tavolo, c'è qualcosa fatto con le ortiche? Sì, sono i gnocchi fatti con le ortiche. Diamo una ricetta al volo, signora. Sì, è molto semplice. Le ortiche si fanno leggermente bollire in acqua salata, poi io almeno le frullo, le unisco le patate, facciamo i gnocchi normalmente. Sono molto semplici, anche molto veloci. E digeribili? Certo. Altamente digeribili. Sì.
Costantini, però lei prima ha nominato la mamma, si alza ancora un attimo. Sì. Se vuole ricordarla, visto che insomma era una persona che amava il Friuli. Sua mamma. Amava il Friuli, era una persona straordinaria. Scusatemi, mi emoziono. Beh, la mamma, ci mancherebbe. È giusto che lei si emozioni. Sono 2 anni che è mancata, tra 2 giorni. Diciamo che ha dedicato sempre molto tempo al Friuli, e ha fatto delle poesie che tutti ancora ricordano, ricordano soprattutto la persona. Dobbiamo dire che è passata molte volte da queste parti, no? Sì, è stata molte volte ospite a Tele Friuli e in altre onde furlane, insomma, era un'appassionata di Friuli e ci teneva moltissimo. Senta Costantini, cosa diceva sua mamma del Friuli? Bisognerebbe leggere una sua poesia, solo di cosa parlava del suo paese, per allargarla a tutto quello che aveva. Qual era il paese? Corno di Rosazzo. Ecco. Quar di Rosazzi. Quar di Rosazzi, sì. Lei quar, sa che sto facendo per esercizio. Per dire la verità, quar. Perché non semplicemente quar. Sì, ecco. Grazie. Prego. Allora, signora, andiamo un attimo da lei. Facili da trasformare in portata le erbe? Sì, di solito sì, insomma, non sono, se sono fresche appena... Qual è l'erba più birichina, più difficilmente trattabile? Ma personalmente il tarasacco. Perché? Perché se è bello fresco, giovane, appena raccolto, è facile da adoperare. Se è un po' vecchiotto, è un po' più, bisogna saperlo elaborare un po' di più. Ma comunque si dovrebbe adoperarle un po' più spesso le nostre erbe. Una telefonata, pronto? 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 Buonasera, dove ci chiama? Dico. Prego, qual è la soluzione? Fanno parte i paesi della risoltiva. Masetti? No. No, caro amico, no, è sbagliato. Va bene, grazie. Grazie, buona serata. Auguri. Grazie, grazie. Passiamo un attimo il microfono ai cowboy. Ah, pubblicità. Senti Tarzan. Sì, Tarzan, ti seguirò il tuo consiglio. Pubblicità, a tra poco. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stiro in mano. Cosatto Legno a Varmo. Qualità superba, bellezza eterna. Azienda certificata e personale qualificato. Risparmia energia e guadagna in comfort. Innovazione, infissi e arredi su misura. Il nostro lavoro è la nostra passione. Ci trovi a Varmo in via dell'Olmo 17, www.cosatolegno.com. Il Focolare Group, leader nel settore del riscaldamento a biomassa da oltre 30 anni, vi propone una vasta gamma di stufe, caminetti, cucine, caldaie a legna e pellet. Installazione e manutenzione canne fumarie. Venite a trovarci nei nostri punti vendita a Fagagna, Mortegliano e Tricesimo. Scoprirete interessanti offerte per tutto il mese di aprile. Il Focolare Group, un servizio a 360 gradi. Fiera radioamatore Hi-Fi Car, il 22 e 23 aprile a Pordenone. Il più grande outlet dell'elettronica e dell'informatica è qui. 9 padiglioni e 300 stand dedicati alle tecnologie del futuro. Sereni Orizzonti, residenze per anziani, in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire, la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. CAF CISL Alto Friuli. Per la compilazione del tuo 730 IMU TASI, prenota subito il tuo appuntamento. Buia, Cassacco, Gemona, Moggio, Pontebba, Resia, Fagagna, Forni di Sopra, Ovaro, Paluzza, Paularo, Tolmezzo, San Daniele, Tarcento, Tarvisio.
Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Aperti domenica 9, 23, 30 e lunedì 24 aprile. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle. Eccoci qua. Allora, vi dicevo prima di un sacerdote, mi sposto così non impalo la telecamera, mi dispiacerebbe anche, perché sarebbe la seconda volta nella serata, Don Michele Zanon, quest'uomo che lo vedete con questo giubbotto da motociclista, è un grande appassionato, fa il sacerdote nelle valli del Natisone, però è uno dei principali organizzatori di che cosa, Don? Della moto benedizione di Tricesimo, Madonna Missionaria. Che si fa da quanto, Don? Quest'anno è l'ottavo anno. Sono 8 anni che organizziamo questa moto benedizione, ecco le immagini. E tutto è nato da un gruppetto di amici, per cui il sottoscritto, e abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso, di proporre prima di tutto ai motociclisti qualcosa di diverso, dai motoraduni, dai giri fatti assieme, e poi spinti anche da un altro motivo più profondo, e il fatto che in particolare, per quanto mi riguarda, ero, spinto da questo a organizzare, scusa, la moto benedizione, perché, dicevo, non si può aspettare il prossimo funerale, detto in termini molto, molto schietti. E così è partita l'idea, abbiamo detto, facciamo qualcosa per i giovani motociclisti. Partito con i primi ragazzini in moto, e poi da lì sono nate le iniziative, sono nati dei motopellegrinaggi, siamo stati ad Assisi, siamo stati a Roma, e motopellegrinaggi anche qui nel Friuli, e 8 anni fa è partita la moto benedizione. Eravamo il primo anno una quarantina, l'anno scorso eravamo più di un migliaio. Ci stiamo ingrandendo sempre più. Ecco, Don Michele, abbiamo visto proprio la distesa, no? di moto. Sì. E c'è il momento, no? più alto. Spiegamelo tu, che cosa succede? Allora, prima c'è la messa, l'Eucaristia, in cui ricordiamo tutti i nostri amici che hanno perso la vita in moto. Però poi ricordiamo, anche fuori nel piazzale, ricordiamo anche tutti coloro che nell'anno si sono sposati, e anche i figli che sono stati battezzati durante l'anno, figli di motociclisti. È un modo per ricordare chi ci ha lasciato, è un momento anche molto toccante per tutti, ma anche aprendosi al futuro, quindi le nuove coppie, anche i bambini battezzati motociclisti. Ecco, adesso vediamo proprio Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, che ha appunto officiato la celebrazione, ma c'è un momento dove andate? Lì diamo libero sfogo ai motori. Oh, bisogna dire che anche il Vescovo ha fatto il giro in moto, Sì. Ma, non lo sapevi? Cioè, certo, sì. Vedi. Ma quindi, anche lui, scusa, l'abbiamo battezzato, diciamo. Su quello. Che moto è salito, Sua Eccellenza? Questo è un segreto, non posso, perché sennò gli altri motocicli degli altre marche possono... Per l'amor di Dio, ma era sì. Alta o bassa? Dammi solo questa... un mio amico Federico sarebbe spiazzato da questa domanda, perché è motociclista, però non sa distinguere fra alta e bassa, quindi diciamo così, era una moto vescovile. Ecco, vescovile, grande Don. Ma senti, mi puoi spiegare, no, siccome ho subito questa sorta di umiliazione, cioè tu sei con lo scooter, passa un motociclista, la manina non si alza, perché gli scooteristi non... Lì ci sarebbero diverse teorie. Teorie, sì, dimmene diciamo una. Così che questo fa parte del mondo motociclistico, ma tu hai lo scooter? Avevo lo scooter, poi avevo la moto, poi la moto purtroppo l'ho lasciata dov'è, perché mi l'hai lasciata andare? Sì, o è andata da sola. Allora, io personalmente, dove tu non volevi, immagino. Esattamente, ecco, sì. Esatto. Mm-hmm. E, diciamo così, personalmente io saluto tutti,
Poi ci sono le alle volte sembra quasi di essere un po' all'interno di lobby. Okay? Quelli volevo arrivare. E queste sì, sono dinamiche, diciamo così, all'interno, no? Però c'è un aspetto, al di là dell'aspetto goliardico di lobby. Ecco, lì durante la motobenedizione ci sono, tu troverai dagli scooter a vespe, alle moto ovviamente, di tutti i tipi, di tutte le marche, di tutte le fogge, le fatte, eccetera. Però il clima è familiare, la cosa che colpisce, la cosa che attrae è proprio questo. Avendo magari passioni, stili, anche modi diversi, però ecco, quello che attrae è il ritrovarsi. La motobenedizione sostanzialmente è questo, il ritrovarsi all'inizio della stagione per iniziare assieme. È un momento anche molto bello. Ricordiamo ancora una volta, quindi per chi volesse partecipare, domenica. Domenica, no? 23, quindi domenica prossima. Alle? Sì. Ore 11 c'è la messa a Madonna Missionaria e poi c'è la motobenedizione subito dopo a mezzogiorno e poi c'è il momento conviviale ovviamente come da buoni motociclisti. Senti, voglio dire, Madonna Missionaria è un bel porto per chiedere un po' di protezione, no? Credo. Sì, anche se, come dico sempre, per quanto riguarda la motobenedizione, io dico sempre a tutti i motociclisti, sappiate che la mia benedizione non è che dopo garantisce un surplus di sicurezza, cioè non è che la moto frena di più, le gomme tengono di più, ci vuole sempre il cranio, la testa, esatto, sotto il casco. Ma se compri o la moto, se ricompri moto o scooter, prometto io ti saluto sicuramente. Grazie. Grazie. No, perché non mi salutavano. Grazie Don. Allora, quindi raggiungete appunto la Madonna Missionaria a Tricesimo questa domenica, quindi c'è un momento per pregare, un modo per trovarsi con questo bel mondo che è il mondo dei motociclisti, che saluto. Telefonata, pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Da Palussa. Prego. Allora per il quiz, praticamente quei tre comuni lì sono tutti tre comuni di confine che confinano con l'altro e con la Slovenia, no? No, l'hanno già data, no. Prima questa. Come si chiama? Luigi. Ma la moto lei? No. No. Sono vecchio. Quanti anni? Mandi. Senta, ma quanti anni ha? Quanti anni ha? Appunto. Cioè, compreso che non aveva indovinato, tacchete. Da Paluzza, bene. Andiamo con il terzo brano, però volevo andare un attimino, se avete mica un microfono da queste parti, un attimo solo, se me lo presti. Volevo andare dall'amico toscano, siccome stiamo parlando di erbe, di trasformazione delle erbe in... Eccoci qua, tieni pure questo. Ma dalle tue parti si cucina qualcosa con le erbe? No, perché le ha fumate tutte Claudio. No, abbiamo finito. Non parlavo di quelle erbe. Scherziamo. Sì. No, non mi intendo di erbe. No, sì, no, invece no. Con le ortiche facciamo anche gli gnocchi. Sì? Gli gnocchi. Anche già, gnocchi. Noi in Toscana è gnocco, quindi penso sia... No. Signora, andiamo da lei. E lei invece? Ha tempo per cucinare o no? Io sì, ho tempo per cucinare. Soltanto anche io utilizzo le ortiche. E basta. Per gli gnocchi. Ma l'erba cipollina, cose del genere, però in effetti... La cucina comune di tutti i giorni non prevede l'utilizzo. Lei arriva da Pisa. Da Pisa. Abbiamo, sì, una bella rappresentanza della Toscana stasera. Mi sa di sì. Tu devi fare una battuta sulle ortiche, Fulla. Sì, perché è notoria, sì, che le donne l'ortica, sì, la riconoscono, sì, di notte. Sono le uniche persone che riconoscono le ortiche di notte. Penso che Robby l'ha capita. Sì, sì. Adesso la spieghi, Robby. No, Debole. Perché l'uomo, diciamo, sta in piedi. E la donna... Ah, ok. E quindi l'ortica, essendo un pochino più alta... Sì, nel senso che, per chi non avesse capito, diciamo, quando deve andare a un'esigenza fisiologica, sì, Deborah, okay. Con l'H o senza? Senza H, Deborah. Abbiamo risparmiato sull'H. L'H, grazie. E, diciamo che avete più contatto col, esatto, mondo terreno. La battuta del signore, io farei un applauso al signore. Grazie, Fulla. Bene. La battuta è sua.
Grazie. Allora, sei pronto Baldo? Perché stasera, siccome c'è la soluzione telefonata della Masetti, come abbiamo fatto la scorsa settimana con la Candotti, diamo tempo a voi di indovinare, quindi la rubrica della Masetti va un po' più in là. Telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Da Prata di Pordenone. Prego signora. Per la Masetti volevo rispondere. Sì, io. Sì, come si chiama lei? Graziella. E allora Graziella? La soluzione? I tre paesi collegati dalle ferrovie. No, se lei, purtroppo lei non ha il piacere, c'è Tarzan che mi dà la soluzione già, senti, no signora, no. No, Tarzan è tra noi, anzi in regia, e dice di no. Se vuoi ti do la soluzione. Splendido, no carissimo. Non va bene. Signora, grazie, auguri. Buona, grazie a lei, a buona tutti. Giornata dopo Pasqua. Saluti. Dica, ma perché lui ha visto... Lui ha visto? Eh sì, per lui forza. Sì, ma lui non deve dire. Ecco. Cosa abbiamo adesso, Roby? Una catena. Una catena, che è? Una cumbia. Sentite. Stringermi un cuscino e tu che te ne vai per ritornare da lui, domani ci sentiamo. Vorrei abbracciarti ancora per dirti che ti amo, ma lo vedo nei tuoi occhi e per me tu non ci sei più. E mi resta il silenzio per pensarti ore intere, a convincermi ancora che per stare con te vale la pena soffrire. E i minuti qui solo che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretto a te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Quest'amore è una catena che mi lega stretto a te. Il silenzio per pensarti ore intere, a convincermi ancora che per stare con te vale la pena soffrire. E i minuti qui solo che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretto a te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretto a te. Questo amore è una catena
Molto molto bene. Roby, vieni un attimo che mi devi aiutare. Ciao Daniele, complimenti per la musica, anche questa volta dal vivo, anche questa volta dal vivo. Quindi lo dico ogni volta, se dovete contattare un'orchestra, sinceratevi che non usino i dischetti. Questi signori hanno fatto tanti chilometri e suonano dal vivo. È difficile suonare dal vivo? Insomma, abbastanza, nel senso di essere un gruppo che si conosce, ben amalgamato, quindi sì, se poi ovviamente c'è la conoscenza è facile, perché sono tutti dei grandi professionisti, e quando si trova quello che è un po' meno, che insomma è un problema. Senti, vero, in toscano avrei bisogno di un violino, come si... si potrebbe avere un violino? Madonna buona, se mi dice sì, o te lo manderò il violino, via, giù. Dov'è il violino? O te lo do io. Mi serve un attimo il violino, che devo leggere un messaggio. Vuoi la violinista o il violinista? È uguale, basta che suoni il violino. Via, Perla, vieni, te si fa più figura. No, ma poco, perché devo leggere un messaggio, guardi. Vieni te, Claudio. Claudio. Ah, già, abbiamo, sì. Sì. No, allora. No, ma rimanga pure lì. Lei mi accompagni pure. Maremma. Maremma. Basta. E ci fermiamo lì. Ci fermiamo lì. Grazie, maestro. Vada, improvvisi pure. Piano piano, lacrime d'argento. Lieve, lacrime d'argento. Allora una dedica in versi per la Candotti. Candotti, che avremo un primo piano. Come la luna il tuo sorriso, come il sole splende il tuo viso, la tua bellezza è come un fiore, ma tanto bella che ruba il cuore. Ciao a tutti. PS, non ho capito la soluzione del quiz nella trasmissione di martedì scorso. La potrebbe ripetere, grazie, ma firmati, perché io credo che sia sempre lo stesso fan, però non si firma. Firmati, che magari la Candotti ha piacere sapere se sei un uomo o una donna. Sperere un uomo. Ma io lo sa. Grazie, maestro. E pubblicità come la diresti, se fossimo nella tua look? Sì, maestro. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ha una dedica per la Candotti, pronto? Anche lei? Sì. Sì. Prego, buonasera. No, io non ho dediche per la Candotti. Bene. Buonasera. Grazie, lo stesso. Chiamo per il quiz. Da dove ci chiama? Da dove ci chiama? Maiano. Bene. Spero sia Maiano. Sì, prego. Perché i tre comuni, sì, le tre località sono legate al nome di Pascolo? Siamo sulla strada giusta. Grazie per aver chiamato. Prego, arrivederci. Grazie, arrivederci. Noi adesso andiamo in pubblicità. Posso dire alla Livornese? Sì. Sì. Visto che la Perla è di Unese. De Belli, e c'è la pubblicità. Ciao! Ciao. Sui tuoi sedili in pelle, le penne stiro in mano e le vacanze in treno. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. Con l'Internet delle cose, innovi la tua impresa e migliori i risultati. Eurotech, innova la tua impresa. Stufe, caminetti, canne fumarie, caldaie e termoimpianti a biomassa. Arte Ceramiche, con il suo staff di esperti fumisti, da 34 anni progetta, installa e assiste i clienti per i propri progetti personali di riscaldamento della casa. Arte Ceramiche. Porta il calore a casa tua.
Antenna top, sky service e internet veloce, videosorveglianza, sistemi di allarme, sicurezza per la casa e domotica. Un'esposizione di oltre 500 metri quadri a vostra disposizione, con migliaia di prodotti di elettronica. Antenna top, la tua scelta di qualità. Vieni a trovarci a Udine in via Linussio 10 e a Pordenone in via Montereale 75A. CAF CISL Alto Friuli, per la compilazione del tuo 730 in Mutasi, prenota subito il tuo appuntamento. Buia, Cassacco, Gemona, Moggio, Pontebba, Resia, Fagagna, Forni di Sopra, Ovaro, Paluzza, Paularo, Tolmezzo, San Daniele, Tarcento, Tarvisio. La sicurezza è una cosa seria e deve garantire ad amministrazione pubblico, ad azienda privata, un servizio puntuale e sempre aggiornato. Per questo operiamo in tre campi: assistenza con la gamma completa dei servizi, emporio per rispondere immediatamente alle richieste dell'utenza, accademia, formazione e condivisione delle conoscenze per una costante evoluzione. Friuli Antincendi, siamo in via Savoia a Codroipo. Nice Scar, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Seconda edizione della Fiera di Primavera al Centro Giardino Battiston di Fossalta di Porto Gruaro. In un garden rinnovato di 3.000 metri quadrati, tutte le novità di stagione. Innumerevoli varietà per il vostro giardino, balcone, orto, piante, alberi da frutto, aromatiche, rose, perenni e tantissime fioriture. Contraddistinte dalla qualità di 28 anni di esperienza nel settore. Centro Giardino Battiston ti aspetta per la Fiera di Primavera a Fossalta di Porto Gruaro sulla statale Porto Gruaro La Tisana. La Friul Service di Colugna di Tavagnacco è specializzata nella gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e si occupa della torrefazione del caffè San Paolo. Potrai quindi degustare un caffè veramente friulano e veramente a chilometro zero. Nella sede dell'azienda trovi anche le miscele e le capsule. Il caffè e il servizio sono certificati per garantire al massimo il cliente. Goditi un momento di relax. Molinaro Manufatti presenta Delta Core, l'innovativa lastra in calcestruzzo per pavimentazioni esterne carrabili che consente di dire finalmente addio alla manutenzione delle aree esterne. Molinaro Manufatti, impianti produttivi all'avanguardia, controlli accurati, posa in opera regola d'arte. Delta Core è prodotto in regione in esclusiva da Molinaro Manufatti, a Cimano di San Daniele e Pozzuolo del Friuli. Bene, bene, tanti messaggi questa sera, al momento nessuno, non c'è l'amico che la scorsa settimana mi ha insultato, non firmandosi, ma insomma, arriveremo. Una telefonata, pronto? 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 Buonasera. Buonasera. E da dove ci chiama? Da Maiano. Prego, qual è la soluzione? Allora, tutti e tre i paesi hanno il nome che deriva dalla parola pioppo. Bravo. Anche Buttazzoni ha detto brava, quindi abbiamo l'omologa, cara Masetti, l'ha detto lei, e quindi c'è anche il nostro Buttazzoni. Quindi, signora, lei si chiama? Elisabetta. Senta Elisabetta, lei sa cosa ha vinto, no? Signora? No. No, glielo dico io adesso. È un premio che abbiamo improvvisato io e il buon Ennio, che cioè, se l'associazione sarà collaborativa, altrimenti pagheremo noi o pagherò io. Stiamo dilagando. Stiamo dilagando. Sì, proprio come torrenti in piena. Come torrenti, bella fuori, sì, mi piace tanto. Questa. Com'è l'associazione che organizza i corsi? Così facciamo promozione. Questa qua è dell'ipovia del Cormor. Ci sono ancora spazi per iscriversi? Sì, penso di sì. Ecco, quindi iscrivetevi all'associazione ipovia del Cormor, così magari ci danno volentieri queste lezioni, caro Furlan. Certo. Signora, quindi se lei lascia il suo numero, Furlan la chiama nei prossimi giorni. Signora? Va bene. Si manifesti.
Grazie. Sì, sì, pronto, sono in linea. Bene. Bene, lasci il suo numero col suo nome e Furlan poi la richiama o la farà richiamare. Certo, certo. Grazie. Certo. Va bene, grazie. Salve. Avevamo ancora una telefonata? Però penso sia... No, c'è ancora? Pronto? Pronto? No, penso che si sia arresa. Ma che scrigno è se Mario non sa o non c'è? Vedrete che arriverà presto Mario di Silvella. Ciao a tutti, vergognosissimi Galax. Salutiamo Sergio Galantini che sarà ospite la prossima settimana qui negli studi di Telefriuli, il 25 di aprile, saremo regolarmente in onda. Doveva essere una puntata tutta dedicata ai cori, abbiamo avuto delle difficoltà perché è una data un po' impegnativa per chi fa il ponte, per chi va in vacanza, per chi deve cantare, per chi deve fare i suoi, e quindi abbiamo raccolto due corali e probabilmente ci sarà una banda che non si è mai esibita allo scrigno, quindi sarà uno scrigno in musica. Allora, credo che, eccoci qua, brava l'orchestra, però non si firmano. Sono un uomo, scrive Candotti, l'autore, vedi l'orgoglio, quando dici uomo o donna, manifestati, eccolo lì. Sono un uomo, l'autore del messaggio in versi, quindi grazie. Prego, si figuri. A lui. Guarda, adesso mi auto incenso. Buonasera Daniele, stasera sei davvero bello. Lo scrigno ci insegna Lo scrigno ci insegna tante curiosità sulla cultura friulana. Adriana da San Giorgio della Richinvelda. Tutti firmi, cara Adriana, brava. Per piacere salutatemi la cantante. Occhi magnifici. Deborah. Quelli sopra o quelli sotto? Non lo so. Abbiamo... Non si specifica. No, ma penso si riferisca a quelli sopra. Il pubblico dello scrigno è... Sto ancora aspettando la musica dal vivo. E questa è quella di stasera. Saluti ad Angela da parte di Lori, sperando di poter ammirare alcune foto di Barcellona. Dove siete stati? A Barcellona? Non me l'hai detto, Garbo? Domani mattina. Cioè, si è dimenticata, caro. Boscutti, sei un figo. Quindi andiamo bene. Dove siamo arrivati? Furlan, chi deve parlare ancora? Deve parlare anche l'associazione, il Circolo Culturale, il CIDUL, sei d'accordo o no? Beh, prima avrei qualcos'altro, se no, possibile. No, devo andare con la scaletta. Ah, buonasera, vabbè. Brotto. Allora, vabbè. Come andiamo? Abbastanza bene. Allora, dobbiamo dire che cosa ha fatto Furlan per questa associazione e quanta curiosità c'è attorno a questo mondo delle erbe spontanee. Diciamo che già da diversi anni noi collaboriamo con Ennio per fare appunto in primavera questa passeggiata che noi definiamo didattica. Perché didattica? Perché con lui si impara a conoscere le erbe, si impara a riconoscere dal vero, quindi camminando per i prati. Di solito lui in 10 metri ti ferma un'ora perché ogni erbetta è buona per parlarne. E quindi è bello fare queste passeggiate, è bello per imparare appunto a conoscere l'erba, una cosa che i nostri vecchi sapevano ma che noi abbiamo dimenticato, ma è bello anche perché questa è un'occasione per passare insieme quasi una giornata intera, perché da quando si comincia la passeggiata alla degustazione si arriva al tardo pomeriggio, si passa questa giornata insieme conoscendo erbe, degustandole. E però si conoscono anche degli ambienti del paese, della zona del paese di campagna che magari non si sono mai visti. Quindi per questo il detto di prima che camminando veloci si perdono molte cose è un fatto più che reale. In effetti molti spazi si vanno persi. Ecco, quindi vanno anche le immagini che il nostro Ennio ci ha procurato. Un saluto a tutta l'associazione il CIDUL. In platea ci sono molti soci e socie di questo sodalizio che organizza questi eventi, non solo con Ennio Furlan, ma è un'associazione che vive sui 365 giorni l'anno. Ennio, adesso è arrivato il tuo momento. Chi dobbiamo far parlare adesso? Dovremmo far parlare un attimo almeno Niccolò Franzutti. Dov'è Niccolò Franzutti? Che deve essere, vediamo, non è lontano. Eccolo qua. Andiamo con la... Qua. Se mi aiutate solo se passate il microfono a... Chi è Franzutti? Presentamelo tu. Franzutti è un personaggio per noi, a parte che... Diciamo, lui risolve qualunque quiz, cioè fai una domanda a lui, ci pensa con calma, meglio di un computer, impressionante. Meglio di un computer? Sì, lui la risposta ce l'ha sempre,
Nicolò, buonasera. Cioè, lei secondo me potrebbe anche tacere, è stato già glorificato meglio di un computer. Meglio. Tra sì. L'altro, il buon Furla mi ha scritto: Nicolò Franzutti, Boccioli, Aglio, Ursino e Botulino. Buonasera. Ha detto bene? Sì, molto sinteticamente. Intendeva dire la ricetta un po' particolare, che fa comunque sempre fatta con erbe che lei trova sul tavolo, e poi invece una cosa che riterrei un pochettino più importante per la nostra salute, cioè l'attenzione al pericolo dell'avvelenamento da botulino. Se posso... Io amo la sintesi. Perfetto, la sintesi. L'avvelenamento da botulino è un avvelenamento molto serio perché per la metà dei casi è letale. Per fortuna è raro, però ogni anno in Italia 5, 6, 10 persone muoiono. È dovuto a un batterio che comunque si trova ovunque perché si trasmette attraverso delle spore. Quando noi conserviamo, ad esempio, le erbe che Ennio ha esposto sul tavolo... Proprio quel vasetto lì che è stato inquadrato. E quel vasetto di cui dopo spiegherò la ricetta, è praticamente impossibile che le spore del botulino, del Clostridium botulinum, questo è il nome del batterio, non vengano inserite nel vasetto. Se le spore si trovano in un ambiente adatto, il Clostridium germina, cresce e produce la tossina, che è il veleno più potente che esista in natura. Per fare questo, in modo molto sintetico, nella conservazione casalinga delle verdure, delle erbe, ma anche degli insaccati, anche delle marmellate, si acidifica il cibo. Nel caso particolare delle erbe, attraverso l'aggiunta di aceto in opportune quantità. Il problema sorge su come quantificare questo aceto per rendere la soluzione con pH inferiore a 4,5. Ricordo che l'acidità si misura da 1 a 14. L'ideale è sotto il 4,5. Per fare questo si usano delle semplici cartine di tornasole che si comprano in farmacia oppure in negozi di enologia. Queste cartine cambiano colore, qui ne avrei degli esempi, immergendo un pezzettino di questa cartina nel liquido di cottura al termine della cottura, si vede attraverso una serie di campioni di colori quale grado di acidità ha raggiunto il liquido di cottura. Quindi se è sotto il 4,5 possiamo invasare e conservare tranquillamente. Ripeto che è un'infezione molto molto pericolosa e subdola, perché molte volte, per non dire quasi sempre, non altera l'aspetto estetico né l'aspetto organolettico del cibo, per cui ci si avvelena senza avere dei preavvisi. Senta Franzutti, ma qual è l'intossicazione più comune allora? L'intossicazione più comune nelle conserve, dice, alimentari? Beh, questa è sicuramente la più pericolosa. Come comune no, ci sono delle muffe, ci sono degli altri agenti patogeni, batteri, che comunque si vedono attraverso il cambiamento di colore, il rigonfiamento del barattolo ed altre cose per cui si riescono facilmente ad evitare. Questa però è un'infezione molto pericolosa perché è letale. Ecco, senta, concludendo, chi vuole appunto confezionare questo tipo di erbe, su cosa non deve risparmiare? Non deve risparmiare sull'igiene. E sulla pignoleria in questa misurazione del pH del liquido di cottura. Deve essere estremamente preciso e preciso, perché ne va della salute sua. Ogni anno si verificano dei casi di avvelenamento mortale. Anche dalle nostre parti? In tutta Italia, a seconda del periodo, insomma. Se posso fare un esperimento brevissimo, pochi secondi. Allora, guardi, venga, avvisiamo la regia che così non... con un altro tipo di... eccoci qui, venga, così non impariamo sì. La telecamera, e invece l'abbiamo imparata, ottimo. Venga. Grazie. Allora, ho preparato molto velocemente. Andate in farmacia, andate in un negozio di enologia, comprate la cartina di tornasole. Si tratta di una stella filante variamente colorata, se ne strappa un pezzettino,
Io adesso ho preparato un liquido che non è altro che acqua e poche gocce di aceto, si intinge un istante la cartina, come vedete è cambiata di colore immediatamente. Si appoggia la cartina sui colori di riferimento e accanto al colore che si avvicina di più è indicato il valore di pH. Ecco, questa è la misurazione semplicissima. Qui ci saranno qualche metro di cartina che durano anni, per cui è una cosa che raccomando veramente perché tutela la salute. Grazie. Prego. Grazie per la sintesi. Siamo chiesti qua. Allora, qua vabbè, sempre per la cantante, vedete che il nostro pubblico è un pubblico equilibrato. Sì, sì, quelli sopra, occhi splendidi. Non fraintendete, veramente occhi belli, magnifica. Quindi, siccome li leggiamo tutti, un saluto ai signori Colla, presenti in studio, Massimo e Alessandra, hanno portato in studio un po' di buon vino. Dove sono i Colla? Colla? Non ci sono i Colla. Ah, sono... No, vino non ne ho ancora visto, ovviamente non bevo in servizio. Saluti a Ennio, grande esperto di erbe, persona squisita, Giorgio. Noi adesso andiamo in pubblicità e ci vediamo qua con la rubrica di Baldo. A tra poco. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero uno nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Zanutta. Il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Scopri di più su zanuttaspa.it. Dicono che la cucina italiana sia la migliore al mondo. Ma la mia cucina toscana, credetemi, è davvero speciale. Ma sapete qual è il segreto della mia cucina? La passione. La mia cucina astosa. Un'amica speciale. Ti aspettiamo con le nostre 5 eccezionali promozioni a Tavagnacco in via Nazionale 124. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Calcio in mostra. A Jesolo, in mostra lo sport più bello al mondo. Calcio in mostra. Trofei, coppe, maglie e tantissimi oggetti dei calciatori più famosi al mondo. Calcio in mostra. A Jesolo, aperto tutti i giorni. calcioinmostra.it. Il Focolare Group, leader nel settore del riscaldamento a biomassa da oltre 30 anni, vi propone una vasta gamma di stufe, caminetti, cucine, caldaie a legna e pellet, installazione e manutenzione canne fumarie. Venite a trovarci nei nostri punti vendita a Fagagna, Mortegliano e Tricesimo. Scoprirete interessanti offerte per tutto il mese di aprile. Il Focolare Group, un servizio a 360 gradi. L'informazione del gruppo Media Friuli sbarca a Pordenone. Ha aperto la redazione in città, a un passo da Viale Grigoletti. Un occhio di riguardo sulla vita del capoluogo direttamente dal suo cuore pulsante. Venite a conoscerci.
Eccoci con voi. Allora, avremo due rubriche in rapida successione. Il buon Baldo è già ai nastri di partenza, possiamo partire con lui e subito dopo c'è anche la rubrica di Flavia Candotti che poi per impegni personali dovrà lasciare lo studio. Adesso allora possiamo lanciare la sigla, quasi. Tanto vi ricordo che domenica prossima saremo in diretta con il campanile della domenica da Casarsa della Delizia, dove celebreremo come si deve la festa del vino. Martedì 25, oltre allo scrigno in serale, saremo il pomeriggio, sarà Alexis Sabot a Lignano con la festa dei fiori e la domenica successiva, nuova puntata del campanile, questa volta dalla zona di Porpetto. Grazie regia. Eccoci con voi, buonasera. Buonasera a tutti. Come è passato la Pasquetta? Purtroppo ho avuto una settimana un po' travagliata per via dell'influenza, no? Sì, quindi? E adesso insomma sto meglio, quindi sono tornato fra di voi. Allora, stasera vi voglio raccontare di come è nata Barcola, una bellissima località della Riviera di Trieste che tutti conoscono per la sua importante gara velistica che si fa ogni anno su questo mare. Però narra la leggenda che tantissimi anni fa, prima che appunto Barcola esistesse, un contadino di Monfalcone, volendo andare una sera da Monfalcone a Trieste, si incamminò sulla strada ghiaiosa e sassosa del Carso. Allora, cammina che ti cammina, dopo un po' si accorse che dietro di lui c'era una vecchia, vestita di nero, con un fardello sul capo come si usava quella volta. Allora le rivolse la parola, più volte tentò di parlare, ma questa non rispose. Allora lui pensò, che maleducata questa signora, no? E affrettò il passo, cominciò a quasi a correre, volendo allontanarsi da questa vecchia. Sicché, cammina che ti cammina, una nebbiolina si stendeva sulle pietraie del Carso. E lui, a un certo punto, si fermò e si accorse che la vecchia era sempre dietro a lui. Si guardò attorno e vide che il paesaggio non era per nulla cambiato. Aveva camminato ed era rimasto sempre sullo stesso luogo. In quel momento scoppiò una risata beffarda dietro di lui. E chi c'era? Allora egli prese il bastone che aveva con sé, si voltò e disse: adesso gli do una bella bastonata. Ma non si trovò la vecchia davanti, si trovò davanti alla morte in persona con la falce. E allora cominciò a gridare, impazzì, cominciò veramente a dare i numeri e non si sa come riuscì a tornare a casa. Era triestino quello dietro? Non si può dire se era triestino. Non si può dire. Perché dopo i triestini poi si bastonano. Ma figurati, sono molto pulerati. Allora questo povero contadino riuscì a tornare a casa e i suoi cercavano di calmarlo e lui voleva tornare sul posto dove ha trovato la morte. E disse, devo tornare. Allora cominciarono a pregare tutti i santi, pregarono la Madonna e costruirono una chiesetta nella località dove appunto, quella che vedete lì è la chiesa di San Bartolo di oggi e nella località proprio, sì, il giorno venne terminata, il giorno di San Bartolomeo, San Bartolo, e si chiamò la località San Bartolo per un bel po' di tempo, poi dopo diventò Barcola. Grazie Baldo. Bene, salutiamo i nostri amici triestini che ci guardano con affetto da quelle zone. Un saluto a Lorenzo Baldo, bentornato da Graziella di Martignaco. Questa ringrazio. Graziella è particolarmente presente, caro Baldo. Mi aveva telefonato perché non ero venuto. Allora mamma mia, era preoccupatissima. Era preoccupatissima. Tenera. Sono cose che fanno piacere. Complimenti a Ennio, Nicolò, Sergio e a tutti i soci del gruppo Micologia e Botanica Udinese che si dedicano con tanta passione e professionalità all'insegnamento e alla divulgazione delle loro non indifferenti conoscenze ed esperienze. È corretto perché fra i 18 gruppi che ci sono in Friuli, micologici, siamo l'unico gruppo che ha micologia e botanica. Siamo tutti... Chi è quel signore seduto con la cartellina arancione? Quel signore lì è un professore, carissimo amico, Danilo Toneatto. Lui ha fatto una versione friulana sul mio libro Erbe dintorni,
nel senso non tutta, no? Dei vari passaggi in lingua friulana, perché nessuno come lui scrive in friulano, parla in friulano, e insomma, di tutto e di più, una persona per me squisita. Perfetto, li hai incuriositi, però Toneato lo sentiamo fra un poco. Adesso lanciamo la rubrica della Candotti, che poi alla prima pausa pubblicitaria ci dovrà lasciare. Andiamo pure con la sigla, grazie regia. No, no, tra poco. Buonasera Candotti. Buonasera. E quindi? E quindi prima ringrazio il signor poeta che mi ha scritto prima. Ah, perché lei sa che è un poeta? No, da come scrive, sì. Mi piace scrivere in verso. Vabbè. Comunque stasera poeta. Vorrei parlare delle stalle, come funzionavano le stalle, un po' delle mucche. Visto che la volta scorsa avevo parlato di come venivano preparati i prati prima della fienagione, stasera dico che chi faceva il fieno nei prati, diciamo, quasi sempre aveva delle mucche nelle stalle. E la mucca rappresentava, soprattutto in periodi di grande povertà, una fonte di sostentamento non da poco. Anzi, se era l'unica mucca in possesso della famiglia, diventava quasi indispensabile proprio. E quindi diventava un dramma nel momento in cui una mucca moriva. Pensate che si dice, e questo mi ha fatto parecchio, mi ha colpito parecchio, che quando ancora la mortalità infantile era parecchio diffusa, le famiglie, se perdevano un figlio, erano, diciamo, tristemente rassegnate a questo, all'idea di perderlo. Se perdevano una mucca, diventava veramente un dramma, perché dovevano poi veramente provvedere al sostentamento del resto della famiglia. E quindi diciamo che poi anche a livello religioso si invocavano gli aiuti in tutti i modi, no? E quindi succedeva che nelle stalle c'erano le immagini di San Floriano e Sant'Antonio che proteggevano gli animali. La donna quando usciva dalla stalla chiudeva la porta e poi sulla serratura faceva tre volte il segno della croce, in maniera che e invocava proprio i santi che chiedendo protezione per gli animali durante la notte. E poi quando arrivava il momento del parto della mucca era sicuramente il momento più atteso ma anche quello più temuto, perché era quello che portava delle insidie. E qui nei paesi della Carnia si creavano dei gruppi molto solidali fra gli uomini, ancora una volta questa solidarietà che una volta c'era, dove degli uomini si mettevano d'accordo e siccome diciamo da novembre a febbraio era il periodo che partorivano le mucche e qualche giorno prima del parto la mucca aveva sempre compagnia, aveva sempre qualcuno che la teneva d'occhio, c'era sempre qualcuno che si dava il cambio, davano a turno, quindi era sorvegliata speciale 24 ore su 24 finché arrivava al parto. Ecco, e diciamo se la mucca era un animale che per averlo bisognava avere dei prati per potergli procurare il fieno, chi non aveva prati allora a quel punto si prendevano le caprette. Le caprette perché era un animale che d'inverno aveva bisogno di poco foraggio, mentre d'estate bastava avere anche un pezzo di terra demaniale piuttosto che sui greti del torrente. E in questo contesto c'è una storiella simpatica che ho letto da un bel libro di Gianni Conedera, che ha scritto appunto un libro su Muina, il paese della mamma, che racconta di un signore che solitamente portava ogni giorno le sue caprette appunto sul torrente Degano a pascolare, a brucare. Andava sempre tutto bene, solo che un giorno, non si capisce bene perché, il bec, quindi il caprone, si è imbizzarrito e ha cominciato a dare contro a questo povero signore, no? L'ha preso, l'ha colpito, andata, ritorno, insomma gli ha fatto parecchio male lui. Oltre che ferito, si è anche spaventato, insomma, ha dovuto stare giorni e giorni a letto, no? Per recuperare le forze. Insomma, poi quando si è rialzato ha fatto scrivere sul suo cappello d'alpino per timore, appunto, ha scritto Dio ci salvi dal bec, no? E questa era appunto questa cosa che talmente spaventato, però una storiella che riguarda queste,
questa capretta che imbizzarrita. Poi vabbè, nella stalla ovviamente chi poteva teneva il maiale, ma era sicuramente un animale che avendo necessità di alimentazione più varia era per le famiglie che potevano permetterselo. Poi c'erano le pecore, gli animali da soma. E fuori della stalla c'era quasi sempre un cane che purtroppo tanti anni fa aveva il compito di rimanere legato alla catena e sorvegliare la stalla finché non ci fossero diciamo dei malcapitati che capitavano insomma lì in zona. E, però insomma diciamo che a volte si creavano lo stesso dei rapporti particolarmente umani con questi animali che poi sono diventati domestici, insomma che sono stati trattati meglio, ecco. E un'altra storia, che questa l'ho saputa poco tempo fa, è veramente incredibile perché ha dei risvolti al di là della comicità, era quella che un giorno un signore aveva un cane e porta il cane a bevi un thai dall'osteria, arriva lì e l'amico gli dice: Dio santo, che magro che hai il tuo cane, no? Sì, gli dai da mangiare qualcosa. E lui gli risponde: senti, alle un gran massapassuto, alle una settimana che gli hai dato il minestron al plat, gli hai squignut mandialo io voè, no? Che schifo, vero? Però, abbastanza. Che schifo. Però questo, prima di tutto, vabbè, la comicità, però si torna sul discorso di sempre che prima di buttare via le cose, no, il discorso dello spreco, per quanto facesse schifo, però questa persona, pur di non buttare via niente, se l'è mangiato lui. E quindi... Grazie. Prego. Grazie a Flavia Candotti. Allora, avete visto una ripresa all'interno della regia, avete visto il nostro Pierangelo Butazzoni, Martina Beraldo, eccolo qua che saluta. Dov'è la Beraldo? Non vedo la Beraldo, eccola qua, Beraldo, eccola lì, molto bene. Sono le persone che insomma io conduco, ma lavoro assieme a queste persone che garantiscono la messa in onda del programma e di tutti gli altri programmi di Telefriuli. Per piacere fate un bel primo piano alla solista Par Plaisir e Yemasse Biele, grazie, une bussade, Andrea, lei è toscana signora, ma chiedono in friulano, Par Plaisir vuol dire per piacere. Yemasse Biele è troppo bella signora, grazie, che è facile da... Grazie, sì, sì. Une bussade, che vuol dire un bacio, da Andrea. Sì. Si figuri. E poi abbiamo, siccome è giornata di dediche alla Candotti, dedichiamo Arturo Zardini, serenade, grazie Giorgio e Stefano da Blessano. Annotiamo, ma non credo che gli amici toscani sappiano serenade di Arturo Zardini, magari la prossima volta. Ecco. Bene, ottimo. Adesso ci salutiamo e ci vediamo qua fra pochi istanti. E salutiamo la Candotti. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili. Avete infissi vecchi? Non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli, di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Metaltech, con i 3 punti vendita di Udine, Spilimbergo e Dampezzo, dà il via alla promozione di primavera su trasformazioni da vasca in doccia, bagni chiavi in mano ed infinite proposte di superfici. Chiamaci e richiedi un sopralluogo gratuito, sconti mai visti e recupero fiscale del 50%. La sicurezza è una cosa seria e deve garantire ad amministrazione pubblico, ad azienda privata, un servizio puntuale e sempre aggiornato. Per questo operiamo in 3 campi. Assistenza con la gamma completa dei servizi, emporio per rispondere immediatamente alle richieste dell'utenza, accademia, formazione e condivisione delle conoscenze per una costante evoluzione. Friuli Antincendi, siamo in via Savoia a Codroipo.
stufe, caminetti, canne fumarie, caldaie e termoimpianti a biomassa. Arte Ceramiche, con il suo staff di esperti fumisti, da 34 anni progetta, installa e assiste i clienti per i propri progetti personali di riscaldamento della casa. Arte Ceramiche, porta il calore a casa tua! Nice Scar, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Molinaro Manufatti presenta Delta Core, l'innovativa lastra in calcestruzzo per pavimentazioni esterne carrabili che consente di dire finalmente addio alla manutenzione delle aree esterne. Molinaro Manufatti, impianti produttivi all'avanguardia, controlli accurati, posa in opera, regola d'arte. Delta Core è prodotto in regione in esclusiva da Molinaro Manufatti, a Cimano di San Daniele e Pozzuolo del Friuli. Ogni giorno è bianco-nero su Tele Friuli. Le anticipazioni della vigilia con Game On. La partita minuto per minuto in poltronissima. Le parole dei protagonisti a Mix On. La sintesi dell'incontro e i commenti dei tifosi a Replay. E il lunedì a bianconero opinioni a confronto con la presenza speciale di Massimo Giacomini. Tele Friuli, l'11 bianconero. Tone Atto, buonasera. Buonasera. Tutto ok? Benissimo. E le tue piante? Stanno magnificamente, stanno germogliando adesso, tra una settimana e 10 giorni cominceranno i primi fiori. Qual è la pianta più diffusa nel tuo giardino? Le ninfee. Le ninfee, quante ne hai? Ma di varietà penso un centinaio, come numero di piante qualche migliaio. Flambro di Talmasson. Flambro di Talmasson. Tone Atto è una persona molto ospitale, quindi se vi fa piacere cercatelo. Sì. Sì, non con le corriere, ma voglio dire, credo che una parte di cuore rimarrà proprio in quel giardino, bellissimo, è assolutamente ben tenuto. Tone Atto, parlavamo proprio prima delle piante rappresentate nel tuo libro. Come hai voluto raccontarle? Ma questo libro qua, no? Beh, questo libro qua naturalmente nasce dal desiderio di scrivere racconti in modo particolare in friulano, quindi che il chia sarà per Furlan. Io sono laureato in Letteris, ancora in tempi non sospetti a Trieste, nel 70, pensate voi, quindi e dopo mi sono buttato sul friulano e quindi scrivo friulano. E questo qua è il terzo volume, Contis per seconde quindicine, perché prima ho scritto Contis per una settimana, per prime quindicine, per seconde quindicine, e poi verrà fuori Contis per tutto un mese, sono già pronte, soltanto da battere a macchina, insomma, da stampare. E qua ho preso un racconto, Elio Falischie, dove c'entrano, insomma, in qualche modo, perché chiaramente... sì, il racconto è piuttosto complesso, ma comunque c'entrano anche le piante. Va bene. Elio Falischie, posso leggere? Certo. Se un alvesci rut di capicce stagion che lava in denanti, chialante in cemut caliere vistut Elio, dal sicuro al varespiardù della tramontana. La tutte color cafelat che veve in cain, la massime sui bocu in maglis pli claris, che li sclipigni slimante che aveva fatto il manoar. E aveva immagnato il colore, lui vestiva sempre compagni, di viere di state, di feste e di disdivore. Un alvarez potut pensare che l'ave anche a dormire con te. Di viere si metteva in plui con caliere aiar, dopo una sciarpe grise torda al quello e una barrette di rus nere che faceva anche un po' di plui risaltare che so chiaveade grise che veniva fur perduto in curdeli se si taccava una barbone blanche come che di Sant'Iosef. Se lui vedeva vigli di fur paese, Caliera sta in un chiesal con una macchinuta grigia anche che traversa Planck, la place e la parcheggiasse in printa che il puesto sotto la chiesa di signor Vittorio. Poi il bar, la risultive, all'era so finché suonava misdì.
Allora si chiamava su e con la somma chinuta e celce premura al tornare a casa mandia un boccon. Lì non aveva nessun che lo spietà. Scusi, sentata a tavola, cence parecchiale di tavà e plas, piron e sedogal, disvoluciava un pacud di chiarte rodolate e di lì al tirava fur, compagnalle col pan, qualche fette di mortadele, oppure di pressut calparava io con un glotar di vin che aveva sempre la bottiglia e talmieste tavole. Ogni tanto le schiatolette di sgombro o di tonga variava in che si è gustas che gli scenis a ieri in sibri compagnis, pan e formadi e un par di tais di merlot. Eppure aveva un ton di tiere a tor de chiasa che avrebbe potuto lavorare per ve, verdure e pomis più che a vonde. Ma lui si contentava di chiudere ogni tanto qualche miluccio, qualche naranze per completare che soppure diete. Che non ve sfut bes, anveve. E a vonde anche per fare le vite non si dice di signor, ma manco il cence pensiero, che aveva metto via e alco ogni mese intanto che l'aveva a vore. E come aveva la pensione, non grande, ma a vonde per po' di vivi. Aveva anche un par di chiams che aveva in affitto e che rindeva in qualche franco. Alvarez poduto e d'opraio per fare le differenti, una gite che tal paese andi organizzava in sempre qualche dune, una cena con gli amici, una schiampata, una sagra, una corsa al mar, ma lui. Il plaseva che era la vita di quei altri, scui affano, si gredeis, li sghiondis, cori in testa giunsi, in tal timp, in tal luz dal paese, come un sentato al cinema via di un film. E all'ieri anche bravo a fare le critiche a tutti quei casi di vite, a tutte che in che stussicava in lavoro di disial su di loro. Ma mai che fosse venuto in tal chiave dichiarassi se, che avrei soffiato a Sociurviel c'è tanti argomenti di critiche. Lui si sentiva spettatore, non protagonista di vite dal paese, pertanto poteva dire da so quanto e c'è voluto che voleva a tutti quei che stavano a sentirlo. E in tal bar aveva tanti clienti che stavano a sentirli sostiacare se sì come es, Caliere bravo, aveva un spirito di osservazione e una bravura che a tagli elementi più ridicoli o più piccanti di una persona o di una situazione, che lui ci arrivi perché al disegno da so e così divertirsi un po'. E neanche si insumiava di farsi un esame di coscienza, che se no se sarei scusi della moglie avrei al sicuro cambiato modo di vivi. Ma si sa, a tabai sempre che avrei sentito a sé, forse per platare con gli schiacari i disordini delle loro vite. Così le nate italiane che aveva già passato in Bieltocchi 60, sempre pensando che vivi per fa aspettasse che gli altri, che a lui bastava vivi per chiala. Ma la sua vita cambiava per da buoni che l'inviare fredde, sempre con tant'aia, che veniva giù glaciato, sbonso e l'indurive la tiere. Si era a fin di febbraio, e sebbene che il tempo fosse anche mo crudo, si capiva per te insegnare che si l'aveva via da buire stagione. Quanto lunga è, Toneato? No. No. No, no, no. Fermati al primo punto. Sì, sì, sì. Il sorelli che si alciava sempre più vivarosi in tal cir, clar, in età dall'Ajarfin che viveva giù di sponsa, slunghiava le giornate, si scaldava la tierra bassa. In ricesse fra mieci ciusi di erbe pleate e brusinate di giulugne, e scominciava a comparire qualche violuto che pleava il chiavuto, viarsi il bas, a ripararsi dal freddo, e qualche margaritute giale, viergeva il suo volo claro sugli orsi delle strade di chiam, fra mieci, claps blancs, lustra dal glaccio. Questo per dire, Toneato, per chi non conosce la lingua friulana? Ai nostri amici toscani che pendevano dalle tue labbra. Allora, diciamo che la lingua friulana è una lingua che nasce dal, è una derivazione dal latino, no? Voi lo sapete meglio di me, è soltanto che... e difatti ci sono poi varie diramazioni, no? E quindi il friulano ha preso una sua connotazione ben precisa ed è rimasta, questo è un miracolo veramente, che un popolo così piccolo, siamo 500.000 parlanti friulano, dal disfacimento del latino sia durato fino ai giorni d'oggi, fino al giorno d'oggi. E quindi è una cosa naturalmente particolarissima nell'ambito della storia, e comunque adesso stiamo ancora parlando friulano. Ecco. Comunque io sono laureato in lettere, ecco. L'aggetto. Se non si era capito, è laureato in lettere, però parlo friulano. Sì, parlo friulano. Sì.
poi vi fa un sunto. Sì, 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 sì. Come? Ma vi scambiate i numeri e vi spiega. Prima di addormentarti ti chiama il professor Toneato. Grazie. Prego, prego. Mostriamo la copertina. Mostriamo la copertina, la copertina. Eccola qui, quindi... L'hai scritto quando, professore? Questo qua l'ho scritto 2 anni fa. Contis, Pessecondo e Quindicine, perché prima è uscito fuori Contis per una settimana, poi Contis per prime Quindicine, poi Pessecondo e Quindicine, e il prossimo anno uscirà Contis per tutto un mese. Perfetto, grazie professore. Prego. È arrivato un messaggio dal signore che chiedeva un primo piano di Deborah senza l'H e si manifesta, grazie 3 volte. Tanti saluti a tutti da Magnano in Riviera, complimenti per la trasmissione, Andrea. Tra l'altro, caro amico, sei di Magnano in Riviera, domani se vuoi rivedere la Deborah è al Belvedere a 13°, quindi 2 passi e la trovi. Bene. E ci fate sentire? Se bruciasse la città, ma prima voglio ringraziare signora Patrizia, proprio del Belvedere, dove ogni sera siamo là, quindi un bacione, a domani Patrizia. Se bruciasse la città. La città, massimo per me. Vai. Non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai. Ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo solo io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato il mio. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, lo so. Mai questa città, c'è ancora un uomo accanto a te, ma se in fondo al cuore tu c'è un ragazzo sono io. Quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerai per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro l'amore sono io per te. Eccoci. Allora, prima di andare in pubblicità, dobbiamo salutare il vostro agente. Sì. Boscutti per il Friuli Venezia Giulia, però. Il nostro santo lo devo dare. Santo, vieni. Dai, dai. Vieni un attimo. È timido. È timido.
Bene, lo salutiamo. C'è? Non si vede? C'è. Ecco, allora c'è ancora una comunicazione da Andrea Di Magnano in Riviera. Ha risposto al mio invito e scrive: perfetto, ci sarò, grazie. Quindi abbiamo creato il collegamento. Allora, bene. Ecco. Bene, andiamo in pubblicità. A tra poco, che c'è la Masetti che scalpita. A tra poco. Il Focolare Group, leader nel settore del riscaldamento a biomassa da oltre 30 anni, vi propone una vasta gamma di stufe, caminetti, cucine, caldaie a legna e pellet, installazione e manutenzione canne fumarie. Venite a trovarci nei nostri punti vendita a Fagagna, Mortegliano e Tricesimo. Scoprirete interessanti offerte per tutto il mese di aprile. Il Focolare Group, un servizio a 360 gradi. Questo è Lisonzo e da qua puntualmente ogni settimana partono tutti i servizi che riguardano il territorio dell'antica contea di Gorizia. Lisonzo News, il sabato alle 20.15, la domenica alle 23 e il sabato successivo alle 9.45. Lisonzo News, il settimanale di riferimento per quanto riguarda l'Isontino. E con questo vi stupiremo. Allora, intanto se facciamo silenzio mi fate una grandissima cortesia. Savoia Alverio di Pozzecco è un mosaicista friulano che si è messo in grande evidenza in diversi luoghi di preghiera, penso a San Pietroburgo, ma in tante altre basiliche e cattedrali con le sue opere d'arte, e qui c'è un tarassaco che Savoia ha voluto rappresentare in questa maniera. Io direi di andare immediatamente con la sigla della rubrica di Roberta Masetti e poi chiuderemo con le delizie che abbiamo su questo tavolo. Grazie alla regia. Ecco, quindi qui veramente si sta creando un caso. Allora, devo dire, peccato che non ci sia la Candotti, ma dedicato alla cantante, quindi questo evidentemente mi lavora su due canali, quindi non c'è solo la Candotti. Nessuno al mondo, cara Deborah, può insegnare la bellezza come lo sguardo dolce di una donna, da parte di un gentiluomo. Io, siccome ho la consecutio, so chi ha scritto il messaggio prima, ed è lo stesso numero che stava lisciando la Candotti poco fa. Quindi qua si sta muovendo in direzione Friuli, ma... Gli piacciono le donne, sì. Gentile, ma io per la correttezza... A noi va bene. A lei va bene, per l'amor di Dio, se va bene a lei va bene a tutti noi, no? Quindi, allora, cara Masetti, posso sedermi a fianco a lei? Mi siedo a fianco a lei, benissimo. E allora, Masetti, come sta? Bene. Di che cosa parliamo stasera? Del pioppo, no? Del pioppo, ovviamente. Mi porta a Moruzzo il pioppo. Non c'era un pioppo a Moruzzo. No, Moruzzo c'era il tiglio. Volevo essere attenta. Il pioppo è nel... Qui nasce il quiz di stasera. Sì, da qui sì, perché abbiamo Porpetto, Povoletto, Paolaro, Polazzo. Dove Casali, Polazzo? Casali, Porpetto, Polazzo sarà Re di Puglia, zona... In alto. Mi diceva il professore Costantini... che Topolò è il populus, il pioppo nigra o il pioppo bianco. Invece Giassicco o Jesizza, siamo più bassi, c'è solo il pioppo tremolo. Il più tremolo. Signora, però non possiamo dialogare, dobbiamo parlare di lei. Scusate. Se no, non ha il microfono Costantino. Quindi? Niente, volevo dire so che in Friuli è molto, molto diffuso. E devo fare una domanda adesso. Lei mai... Lei ha amoreggiato in un pioppetto? Amoreggiato? Sì. Guardi, grazie maestro. Guardi, se vuole che sia sincero,
Probabilmente sì, ma non guardavo i pioppi quando amoreggiavo. Guardavo altre piante. Allora, pare che i pioppeti siano assolutamente... Portano fortuna? Cioè, attirano le coppiette. Come mai? Il motivo non si sa, in realtà. Gli indiani d'America sono convinti che questo pioppo, il pioppo con le sue foglie sia la voce del grande spirito, con il più grande, diciamo, il Dio supremo, che parli loro. E questa credenza era diffusa anche presso i Celti, perché i druidi Celti mandavano a iniziare, cioè a mettersi in contatto con la natura, quindi a cadere in una specie di trance statica, i giovani druidi, perché il canto del pioppetto fa... il canto delle foglie fa entrare come una specie di essere di benessere totale. Soltanto chi è però puro di cuore, cioè non è malvagio, riesce a comunicare con la natura e a capire questo linguaggio. Perché guarda, lei crede che io sia puro? No, io ho detto che è facile entrare in questo stato. Il Friuli è ricco di pioppetti. Esatto, sì, soprattutto sì. Dalle parti più belle. Dalle mie parti. Dalle parti di Palazzolo sono più belle, certo, secondo me. Certo, zona Pocenia, Bassa Friuli, bellissima Palazzolo zona. E Volpare, secondo me, è il posto più bello dei pioppetti. Palazzolo, Muzzana. Se vuole concludere con una poesia di Garcia Lorca, gliela faccio leggere. Pioppo. Dov'è? No, è questa. Ah, no. Ma ce l'ho intera, così poi abbiamo intera? Finito. Io ho finito adesso. Ma senti, è stata rapidissima. Rapidissima. È come Vettel della Ferrari oggi, direi, guarda. Guardi. Mi fate un po' di accompagnamento. Dove comincia? Sì, sì. È brevissimo. Dolce pioppo, ti sei rivestito d'oro. Ieri eri verde, un verde pazzo di superbi uccelli. Oggi sei prostrato sotto il cielo d'agosto, come me sotto il cielo del mio spirito rosso. Il profumo prigioniero del tuo tronco si accorderà col mio cuore misericordioso. Duro antenato del prato, noi ci siamo rivestiti d'oro. Agosto 1920. L'ho letta bene? Grazie, Maria. Il nostro don direbbe: la messa è finita, andiamo in pace. Però? Devo solo ringraziare chi mi ha fornito le foto, Pietro Di Bert e Lucia Mian per la consulenza. Salutiamo sia Di Bert che la Mian. Caro, io rimango comodo, che cosa abbiamo su questo tavolo? Diciamo che abbiamo dei biscottini alle ortica. Questi qua già anni addietro gli avevo dato un nome specifico, questa sera rimembro. Scrignolini. Scrignolini? Scrignolini, che bello. Alle ortiche. Dentro c'è la farina di mais, la farina comune, doppio zero, zucchero, un pizzico di bicarbonato, le ortiche naturalmente, no? Le uova, buccia di limone, non il succo, perché altrimenti il lievito muore, non bisogna mai mettere il succo. Bello questo, com'è? Il lievito muore. Il lievito muore, lei è un poeta. Insomma, è da piccolo in su, ho avuto questa vena così, da piccolo in su. No. Poi naturalmente per dare un'aggiunta, perché obbligata, io... Li facevo semplici, ma ho qualcuno a casa che comanda, no? Sono io l'uomo, ma c'è sempre chi comanda. E mi raccomando, devi mettere i pinoli, devi mettere l'uvetta. E va bene. Chi è questa che comanda? È una che dorme ogni tanto con me. Come si chiama? Nerina. La Nerina. La Nerina, no? Fase 2? Fase 2 è uno strudel salato. Uno strudel salato, diciamo, con il tarassacco lessato. Velocemente la pasta sfoglia, no? Naturalmente l'impasto è... con le mele, e formaggio montasio, un pochino di speck e il tarassaco, un impasto con appena appena di pan grattato, un pochettino, un piccolo accorgimento, perché non si strappi la sfoglia nella cottura, le mele io le grattugio con la grattugia della brovada. Poi le spremo un po', di modo che l'acqua in esse contenuta se ne vada. Così è soffice, morbido, no? E attacca bene. E questo trionfo? E questa qua è fatta da un amico che è qui presente, Renato da Chiarissacco, lui è specialista nelle frittate. Ogni tanto, se vado là così in amicizia, no? Si lavora assieme, ecco. La domanda spontanea è nelle persone, nelle donne, come si fa una frittata alta? Voi cuochi, io ci ho fatto per hobby 47 anni in cucina, no? Così per caso, e tutti dicono come fa, ci sono dei segreti, no?
Beh, il primo segreto è 20 uova, no? Perché 20 uova? Eh sì, perché se la frittata la faccio alta così, se metto due uova la devo mettere nel bicchierino del vermouth, allora la frittata diventa bella alta. Questo è il primo trucco. Poi naturalmente anche noi in cucina non è che siamo più furbi, quando è bella bollente è bella cicciona, no? Però quando si raffredda... Appunto, perché rompe le bollicine che sono all'interno, lei si schiaccia giù. Le rimettiamo in tiepidire piano piano, torna a alzarsi. Dunque diciamo che già un piccolo accorgimento. E poi ci sono questi sciroppi, in questo momento dato, naturalmente questo qua è di glicine, sciroppo di tarassaco, il sciroppo di fiori di salvia e il sciroppo di colza, i fiori gialli della colza. Il sciroppo di tarassaco e di sambuco che a giorni è appena fiorito, dunque purtroppo vi aspettavo qualche giorno. Molte persone lo fanno, io do solo un mio piccolo accorgimento, cioè quando facciamo bollire questo acqua con lo zucchero, con la buccia del limone, l'acido citrico e mettiamo poi dentro i fiori, di solito il lavoro viene fermato, si lascia dormiente per un 24 al massimo 48 ore e si filtra. In questo caso spesso succede che impazzisce perché non è tutto cucinato e dunque salta, ecco, se ne va. Allora io, così forse per malattia professionale, cucino tutto. Quando ho rimesso dentro tutte le cose, vado 10 minuti di cottura e come non è sterilizzato, nemmeno pastorizzato, ma almeno è cotto. E ho questa garanzia che dopo filtrato le cose mi durano con più serenità. Grazie. Grazie, prego. Ennio. Molto gentili a tutti quanti. Tu sai che alla fine della trasmissione c'è la Milvi che mi ha detto mi parti tu un toc, ma non ho capito c'è toc. Se daremo sia tagliamo il tronchetto facciamo, della felicità e facciamo la una violenza qua. La violenza in diretta. Allora, buonasera, approfitto della trasmissione per salutare una persona che sta guardando lo scrigno. Ciao dolcissima, Max, chissà. Questi sono sempre messaggi in codice e continuiamo, cara. Invito la cantante e anche il suo staff, se vuole, quindi lo mette lì, ma della sera se vieni solo è meglio, alla festa delle castagne di Magnano. Mandi e grazie ancora a tutti, è sempre lo splendido Andrea. Beh, insomma, l'orchestra se vuole è a disposizione in gruppo, quindi suoneranno tutti per te, caro Andrea. Direi che l'ultimo brano è per Andrea e per tutti i nostri telespettatori e le telespettatrici. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up. Like lemon drops somewhere.
above the chimney top, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. If bluebirds fly over the rainbow, tell me why can't I? Bene, è stata una grande serata, grazie all'Orchestra di Roby Corrente. Grazie a voi. Tornate quando volete. Io vi saluto, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Saluto ovviamente il nostro Pierangelo Buttazzoni, Martina Beraldo, la nostra Palumbu e caro Modotto. Un saluto anche a Ivan Bianchi che è in regia. Ci vediamo martedì prossimo, come dicevo, con cori e anche probabilmente una banda, eccola qua, la nostra regia, grazie Buttazzoni, grazie. E permettetemi di chiudere salutando una cara telespettatrice che purtroppo è mancata nei giorni scorsi, Immacolata, la mia compaesana, un saluto al marito Lorenzino e alla figlia Stefania. Grazie, grazie, un pensiero a questa persona, alla prossima, buonanotte e arrivederci. Sedili in pelle, le penne stiro in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne. Quello che resta del sole te lo porto a casa stasera, ho voglia di cantare, di gridare.